speaker box loud. Hitting that stuff till you hearing that sound. Oggi abbiamo deciso di venire ad affrontare una pescata di 3 giorni in un posto in cui eravamo già stati qualche anno fa. Alle mie spalle infatti c'è il lago di Brasimone, che appunto è un lago che non è di per sé troppo difficile da affrontare, è abbastanza frequentato dai pescatori, ma siamo venuti a pescarci in un periodo dell'anno abbastanza difficile più che per i pesci per noi. Infatti siamo, nonostante sia circa mezzogiorno, le temperature sono molto basse, sono vicine allo zero, intorno a noi c'è anche un po' di neve, quindi fa parecchio freddo. Non so come saranno influenzate le carpe da questa temperatura molto rigida, lo scopriremo durante la pescata. Per ora abbiamo semplicemente montato il campo, una canna a testa come da regolamento, il che rende tutto ancora più difficile, però allo stesso tempo noi comunque molto spesso peschiamo anche con una sola canna, magari anche al lago di Bilancino o in Sieve, quindi siamo anche abbastanza abituati a pescare con una canna, non è un grande problema, anche perché comunque siamo in 3 e quindi non abbiamo in ogni caso 3 canne. Adesso abbiamo appena finito di montare anche le canne e quindi ci mettiamo ad aspettare, prepariamo anche qualche terminale, qualche rig nel caso ci fosse qualche partenza per la notte e speriamo di farvi vedere prima possibile un pesce. Thank you.
Allora, la prima notte è passata qua sulle sponde del lago Brasimone. Stanotte ha nevicato un po', stamattina c'era quei 3-4 cm di neve che ricoprivano la strada e comunque tutta la zona. E diciamo che poi ha nevicato, ho fatto un po' acqua neve, un tempo un po' misto, poi è cambiato il vento e stamattina le temperature erano abbastanza sotto lo zero, meno 1, meno 2, quindi bello, bello fresco il meteo. L'acqua anch'essa molto fredda, anche perché ci ha nevicato dentro tutta la notte, quindi probabilmente i pesci sono anche un po' bloccati da questa situazione. Sicuramente è un lago particolare, anche perché si trova a diverse centinaia di metri di altitudine e quindi comunque i pesci sono abituati a una situazione del genere, soprattutto in inverno, quindi non è che si bloccano completamente. Certo è che comunque la situazione resta comunque difficile. Stanotte non abbiamo avuto nessun bip, nessuna partenza, niente niente, abbiamo dormito bene. Ora andiamo a ricalare le canne, abbiamo tirato su ora le canne, gli inneschi erano completamente perfetti e non erano stati toccati minimamente, quindi in pesca eravamo in pesca, è proprio il pesce che non ha mangiato. Pasturazione molto piccola e mirata sull'innesco con il cobra, qualche manciata di palline, e parleremo più avanti ora che ricaleremo le canne degli inneschi. E niente, aspettiamo come andrà la giornata. Il meteo dovrebbe cambiare da qui in avanti fino a domani, che andremo via ci sarà il sole, sperando che la nebbia si alzi un po', e che dire, niente, rimaniamo in attesa di un'eventuale partenza. Il tretino per le palline c'è, è vero? A rilanciare la canna per oggi e probabilmente anche per la notte l'ultima che verrà. Ho diminuito la dimensione degli inneschi, pescavamo con un 20 mm mentre ora ho ridotto a una 15 bilanciata, sempre solito sticchettino come sempre, come anche ieri sera, e poi ho il secchio con le palline, tirerò 2-3 manciate di boilies col cobra intorno all'innesco. Molto semplice, una pesca di ricerca con una canna sola ovviamente, profondità sui 6-7 metri e niente, speriamo in bene per la notte.
Per questa pescata, a causa della dimensione e della potenza anche dei pesci che ci sono in questo lago, data anche, vista la posta in cui siamo, che abbiamo molto fondo, dal fatto che possono prendere velocemente il fondale, ho deciso di utilizzare una canna particolarmente rigida anche e che mi permettesse di recuperare con più facilità i pesci. Comunque l'intenzione era quella. In questo caso stiamo parlando delle Insurgent di Sonic. Non ho deciso di portare canne particolarmente lunghe, una canna da 9 piedi era più che sufficiente perché l'idea era quella di pescare a brevi distanze, magari cercando di puntare non alla quantità ma più alla taglia. Le Insurgent non sono più nel catalogo di Sonic e sono state appunto sostituite dalle Extractor Pro, che è la canna che ha usato in questa pescata Lorenzo. Hanno un prezzo inferiore, lo stesso carbonio, magari qualcosa di meno dal punto di vista della qualità, però comunque super reattive e che aiutano moltissimo nel combattimento. Le Extractor Pro sono canne appunto che permettono al pescatore di comprare delle canne con una qualità molto elevata, ma potendosele permettere più facilmente, quindi sicuramente anche in questo caso è stata un'ottima scelta che appunto ha deciso di che è stata, sono state portate da Lorenzo per affrontare la pescata, che poi alla fine però ho deciso di utilizzare una canna a 12 piedi, visto che nella sua postazione per trovare la distanza bisognava tirare un po' più lontano. Per quanto riguarda invece il mulinello e il filo usato nei mulinelli, non siamo andati tanto per il sottile, nel senso che per i mulinelli ho usato i Dominator e in particolare in questo caso sono della misura 8000, perché comunque hanno grande capienza di filo e sono un po' più piccoli, più veloci da portare. E come filo nel mulinello non abbiamo deciso, visto che non conoscevamo il lago e che comunque volevamo pescare a breve distanza, non aveva senso portare i fili fini, rischiando magari di trovare molte rocce davanti a noi, quindi di romperlo, e abbiamo usato un filo del 60 direttamente in bobina. Dopo tutta la sessione passata sul lago senza un bip, finalmente a luna di notte dell'ultima notte è arrivato il pesce che sognavamo di prendere qua al lago Brasimone. Abbiamo qua davanti una over, non la teniamo fuori troppo, quindi ve la faccio vedere subito. Una bella over, non abbiamo la bilancia ma ora la vedrete. E occhio, siamo sui 21 penso, 22, quindi un bel pesce. Ora ve la faccio vedere. Freddo allucinante, ieri sera ha nevicato e stanotte guardate che cazzo di pesce ci è venuto a trovare, ragazzi, una roba incredibile, ovviamente presa dal nostro cameraman, ovviamente un culo sempre incredibile, e che dire, due scatti e la rilasciamo al volo. Eccoci qua, purtroppo abbiamo finito questa sessione,
sempre bello stare sulle sponde di un lago del genere, quindi purtroppo ce ne dobbiamo andare, però i giorni a disposizione sono finiti. Alla fine era una sessione abbastanza veloce, siamo arrivati ieri l'altro, abbiamo fatto due notti molto veloci e stamattina veniamo via. Quindi sessione molto veloce, meteo che cambia, il vento che cambia tra una notte e l'altra, la neve la prima notte, poi un po' di pioggia stanotte, temperature che rialzano, insomma, meteo variabile. La sessione è andata molto bene perché era la prima volta dopo tanti anni che io venivo e era la prima volta che Pietro e Francesco venivano durante la notte, insomma, non in giornata secca, ed era anche tanti anni loro che non venivano. Ora che siamo un po' più attrezzati abbiamo scelto di venire a affrontare questo lago in un periodo sicuramente non semplice e ne siamo usciti con la cattura di una regina over 20, quindi direi è andata più che bene. Purtroppo non è stato possibile fare le foto di giorno perché giustamente non si possono tenere i pesci in carp sack, cosa anche più che lecita. Infatti mi raccomando ragazzi, seguite sempre i regolamenti dei laghi, anche per quanto restrittivi possano essere, come in questo lago. E quindi che dire, nient'altro da dire, noi finiamo di smontare, tiriamo via sulle ultime due canne, le tende sono già smontate e carichiamo la macchina e ci avviamo verso casa. E noi ci rivediamo sulle sponde di un altro lago o fiume in giro per l'Italia al prossimo video.